Ciao amici e ciao amiche di NBA Passion, qui è Carmen che vi parla e state ascoltando il podcast Carmen into Basketball. Tramite questo progetto affronteremo insieme tante tematiche, alcune più spinose e altre meno, ma tutte con un unico comune denominatore, l'impatto che hanno avuto sullo sport. Questa è la puntata numero 1 della seconda serie di questo podcast ed oggi parliamo di un tema da cui l'attenzione mediatica si è ormai spostata. Ma in realtà, come si dice sempre, ignorare il problema non lo fa automaticamente scomparire. Proprio per questo noi oggi non lo ignoreremo, anzi, oggi parliamo delle proteste in Iran a seguito della morte di Mahsa Amini. La 22enne Mahsa Amini era in vacanza con la sua famiglia a Teheran, la capitale dell'Iran, quando il 13 settembre del 2022 è stata fermata dalla polizia morale davanti alla fermata della metro. La ragazza è stata accusata di non aver indossato correttamente l'hijab, il velo, che per le donne iraniane è obbligatorio fin dal 1979, anno della legge che è stata inasprita dal governo del presidente Ebrahim Raisi, tramite un nuovo decreto che è stato emanato il 15 agosto 2022, in cui viene descritto nei minimi dettagli come le donne iraniane possono e soprattutto non possono vestirsi. Dopo l'arresto, Mahsa è stata condotta nel centro di detenzione di Bozara. Si sono sentite poi delle grida provenire dalla caserma e la giovane è uscita da essa in ambulanza, diretta verso l'ospedale in cui sarebbe venuta a mancare dopo 3 giorni di coma. La famiglia Amini accusa la polizia di aver picchiato la ragazza fino ad averle causato un trauma cranico che l'avrebbe poi portata al coma. Dall'altro lato, invece, gli agenti Enayayollah Rafiei, comandante della squadra, Ali Koshnavand, Prasnu Safari e Fatemeh Husseini sostengono invece che la ragazza sia morta a causa di un pregresso problema cardiaco. Infatti, ciò che emerge dall'autopsia è Mahsa Amini è morta a seguito di una malattia e non di percosse. I risultati dell'esame fisico della salma, nonché gli esami patologici, indicano che la morte della suddetta non è stata causata da colpi alla testa o agli organi vitali, dichiara l'Organizzazione Iraniana di Medicina Legale. Mahsa avrebbe inoltre subito, secondo quanto detto appunto dalla stessa organizzazione, all'età di 8 anni l'asportazione di un tumore al cervello tramite un'operazione che le ha causato uno svenimento nel momento in cui si trovava sotto la custodia della polizia e che ciò l'abbia poi di conseguenza portata ad un disturbo del ritmo cardiaco e ad un calo della pressione sanguigna. A quel punto gli sforzi del personale medico non sarebbero bastati e Mahsa sarebbe morta a causa di un'insufficienza multipla causata da ipossia cerebrale. Il 19 settembre il padre di Mahsa ha assicurato all'agenzia di stampa Fars che la figlia era in perfetta salute e che sia stata gravemente ferita alla testa sul furgone della polizia. Infatti sul sito Iran International è stata poi condivisa una TAC della 22enne che mostrerebbe una frattura al cranio. La diffusione di tali prove e l'evidenza dell'ingiustizia subita dalla ragazza ha quindi scatenato proteste in più di 80 città iraniane. Migliaia di donne sono scese in piazza per chiedere che i responsabili della morte di Mahsa venissero processati al fine di mettere un punto ad un qualcosa di molto più ampio, e cioè ad una cultura che è fatta di persecuzioni nei confronti delle donne. Infatti, in segno di protesta, donne di ogni età hanno bruciato il proprio hijab, quindi il proprio velo, e si sono tagliate i capelli per chiedere giustizia. Dopo solo 16 giorni di proteste, l'Iran Human Rights ha infatti dichiarato che erano state uccise 133 persone in tutta la nazione, mentre più di 40 sono morte negli scontri di Zeidan, la capitale della provincia sudorientale del Sistan-Baluchistan. Le autorità iraniane non hanno fornito un bilancio delle vittime, pur affermando che molti membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi da quelli che sono stati definiti come rivoltosi e teppisti, sostenuti da nemici stranieri. Gli attivisti per i diritti umani hanno invece registrato che circa 400 manifestanti sono stati uccisi, mentre altri 16.800 sono stati arrestati, di cui almeno 5 condannati a morte. Tra le vittime non possono ovviamente mancare ragazze anche molto giovani, tra cui ad esempio Adis Najafi, 23 anni, uccisa con 6 colpi di arma da fuoco dopo essere stata colpita al collo, al petto e al viso, Ananeh Kia, 23 anni, colpita da un proiettile nella città di Nowshahr, o Ghazaleh Kelavi, 32 anni, morta ad Amo. Almeno 17 sono poi i giornalisti che sono finiti in cella, tra cui Niloufar Hamedi, colei che per prima aveva reso pubblico quanto accaduto a Mahsa, oppure Fezzeh Hashemi, la figlia dell'ex presidente iraniano Akbar Hashemi.
Il 30 di settembre il ministero ha poi annunciato di aver arrestato anche 9 cittadini stranieri provenienti da Germania, Olanda, Polonia, Italia, Francia e anche Svezia, con l'accusa di aver partecipato alle manifestazioni oppure di aver lavorato dietro le quinte per fomentarle. Con l'inizio ufficiale dell'anno accademico, le proteste si sono invece spostate anche all'interno delle università del paese. Delle manifestazioni si sono tenute a Masad, a Kerman e a Isfahan, che sono le città più importanti della nazione. Violenti scontri sono scoppiati tra studenti e forze di sicurezza nella prestigiosa università di Teheran, la Sharif University of Technology, dove la polizia antisommossa ha sparato e lanciato gas lacrimogeni contro tantissimi studenti. Donna, vita, libertà, gli studenti preferiscono la morte all'umiliazione, era il canto dei manifestanti. E infine arriva anche l'intervento degli Stati Uniti, che hanno annunciato sanzioni economiche molto pesanti nei confronti di 7 alti funzionari iraniani, a causa del loro ruolo in quello che è stato definito come il regime della repressione. E se il procuratore generale iraniano Mohammad Jafar Montazeri ha visto nel coinvolgimento di giovani donne il ruolo dei social network, il leader iraniano Ayatollah Ali Khamenei ha invece accusato gli USA di aver pianificato l'onda di ribellioni che stava sconvolgendo il paese, ordinando di punire i giovani che vi prendono parte per renderli consapevoli di quanto stanno facendo. Dico chiaramente che queste rivolte di insicurezza sono state progettate dall'America e dall'usurpatore regime sionista, così come dai loro agenti pagati, con l'aiuto di alcuni iraniani traditori all'estero. È quanto dichiara il leader nella sua prima reazione ufficiale alla morte della giovane, parlando ad una cerimonia di laurea per gli ufficiali dell'Accademia Militare di Teheran. La morte della ragazza ci ha spezzato il cuore, ma ciò che non è normale è che alcune persone senza prove o indagini rendano le strade insicure, bruciando il Corano, togliendo le hijab alle donne, incendiando moschee e automobili. La polizia ha l'obbligo di opporsi ai criminali e di garantire la sicurezza della società. Quindi indebolire la polizia significa rafforzare i criminali. Chi attacca la polizia lascia il popolo indifeso contro i criminali, i delinquenti, i ladri. E nel frattempo i comandanti delle forze armate hanno rinnovato la propria fedeltà alla guida suprema del leader attraverso una dichiarazione congiunta. Secondo un comunicato infatti si legge: «Sotto la tua guida, fino all'ultima goccia del nostro sangue e fino al nostro ultimo respiro, distruggeremo i maligni complotti orditi dai nemici giurati della rivoluzione islamica. Le tue parole sono state un avvertimento contro i capi della sedizione e i loro leader stranieri, inclusi i criminali americani, il falso regime sionista, il regime saudita e l'impero mediatico dell'arroganza globale». In migliaia sono scese in piazza per gridare lo slogan «Donna, vita, libertà». Ma la repressione del governo si è fatta sempre più dura e la ribellione è passata anche per il mondo dello spettacolo. C'è infatti chi ha voluto mostrare il proprio pensiero attraverso dei murales e chi invece, sfruttando la propria notorietà, si è invece ribellato pubblicamente al sistema. E infatti la procura di Teheran ha convocato chi ha scelto questo modus operandi con l'accusa di aver diffuso sui social media dei commenti falsi, non documentati e provocatori a favore delle proteste. Tra questi abbiamo anche le attrici Elnaz Shakerdust, Mitra Ayar, Baran Kousari, Sima Tirandaz, Kayayun Riai e Engamene Gaziani. In particolare, la Gaziani e la Riai sono le prime attrici ad essere state arrestate per aver protestato in pubblico senza velo. Le due sono state accusate di collusione e cospirazione contro le autorità religiose iraniane, in quanto la Gaziani aveva appunto pubblicamente accusato il regime di aver assassinato oltre 50 minorenni e ha ricevuto il proprio capo di accusa dopo aver pubblicato su Instagram un video che la ritraeva mentre, dopo essersi sfilata il hijab, girava le spalle alla telecamera e si legava i capelli. Un gesto che è diventato appunto un simbolo di questa lotta, come dimostra una delle tante ragazze che durante una manifestazione è stata ripresa in tale atto poco prima di essere uccisa. Prima dell'arresto, l'attrice aveva dichiarato di sua spontanea volontà di essere stata convocata dalla magistratura. «Forse questo sarà il mio ultimo post su Instagram», aveva dichiarato. «Da questo momento in poi, qualsiasi cosa mi accada, sappiate che come sempre sono con il popolo iraniano fino all'ultimo respiro». La Riai invece a settembre aveva rilasciato un'intervista all'Iran International TV in cui aveva espresso solidarietà per le donne iraniane, dichiarando che la strategia coraggiosa dei giovani e degli adolescenti nelle strade ricorda le tattiche storiche dei partiti. Da qui deriva la parola partigiano. Come i nostri antenati, lottiamo per la libertà dell'Iran. Lunga vita all'Iran libero. Ma arriviamo al punto di questa puntata, e cioè lo sport.
Il crescendo di questa repressione del regime ha portato molti sportivi a voler diffondere la voce del popolo iraniano e la protesta si estende quindi a tutto il mondo dello sport: calcio, arrampicata, box, beach soccer e ovviamente anche basket. La prima atleta che ha infatti mostrato sostegno a tutti i manifestanti è stata la scalatrice Einaz Rekavi, che si è rifiutata di indossare il hijab durante i campionati asiatici di arrampicata sportiva che si sono tenuti a Seoul. La donna aveva sfiorato il podio, conquistando ovviamente il quarto posto, ma di lei non si sono più avute notizie. Secondo quanto riportato da BBC Persia, il cellulare e i documenti di identità della scalatrice non si trovavano più nella sua stanza d'albergo, mentre amici e parenti non sono neanche più riusciti a mettersi in contatto con lei. Successivamente anche la pattinatrice della squadra olimpica Mardani ha adottato la stessa forma di protesta, decidendo di gareggiare senza velo, mentre la prima squadra sportiva completa a decidere di non cantare l'inno nazionale iraniano è stata la squadra nazionale di beach soccer, la cui scelta ha provocato addirittura il blocco della messa in onda della partita nel paese. Dopo una gara di tiro con l'arco, invece, la campionessa Parmida Ghasemi è salita sul podio senza il velo, lasciandolo cadere, accerchiata da urla di sostegno per questo suo gesto, compiuto anche dalla nazionale di beach volley, al punto che la TV iraniana ha deciso di nuovo di interrompere la diretta TV. Ma si alza la voce anche dal mondo del pugilato, con l'annuncio del presidente della Federbox iraniana, Hossein Sori, che si trovava in Spagna, dove si stavano svolgendo i mondiali juniores, che ha deciso di non tornare in Iran. Ho deciso di non tornare in Iran per essere la voce di coloro che non vengono ascoltati dalle autorità, soprattutto la popolazione del Sistan Balochistan, dove sono state uccise dozzine di persone innocenti. Non potrei più servire nel mio amato paese, non con un sistema che versa con facilità il sangue degli esseri umani, ha dichiarato il presidente tramite un video. E le proteste sono poi giunte anche ai mondiali del Qatar, con la nazionale iraniana che ha spazzato via tutte le incertezze, proclamando di voler rappresentare la voce del proprio popolo. A Doha sono svolti probabilmente i più controversi mondiali di calcio della storia, i cui lavori di realizzazione in un paese intollerante come il Qatar sembravano non solo aver promosso la collaborazione con una realtà che nei dati di fatto è omofoba e sessista, ma anche aver causato la morte di numerosi collaboratori. Ed è in questa realtà che è andata in scena la protesta silenziosa e tagliente della squadra iraniana, che ha deciso di non aprire bocca durante il consueto canto dell'inno nazionale. La partita Inghilterra-Iran sembrava infatti un vero e proprio appuntamento con la storia dopo anni di guerra, rivalità, contrapposizione, boicottaggi e anche sanzioni, ma con il passare dei mesi si è trasformata in un confronto con il presente. La rivoluzione non ha lasciato indifferenti neanche i calciatori, che quindi hanno ragionato a lungo su quale comportamento fosse più appropriato. E molti manifestanti hanno addirittura chiesto l'esclusione della nazionale iraniana dal torneo, per sottolineare ancora di più l'importanza delle azioni di protesta contro il regime. Il gruppo per i diritti degli Open Stadiums ha invitato l'organo di governo del calcio FIFA a bandire la squadra dai mondiali e ha firmato una lettera indirizzata al presidente della FIFA Gianni Infantino che l'Iran non avrebbe dovuto essere autorizzato a giocare, citando gli statuti della FIFA riguardo i diritti umani e la non discriminazione, chiedendo quindi il libero accesso alle donne alle partite di calcio in Iran, cosa che ancora purtroppo non accade. Come possiamo infatti leggere nella lettera, perché la FIFA dovrebbe dare allo Stato iraniano e ai suoi rappresentanti un palcoscenico globale, mentre non solo si rifiuta di rispettare i diritti umani e la dignità fondamentali, ma attualmente tortura e uccide la sua stessa gente? Dove sono i principi dello statuto della FIFA al riguardo? Pertanto chiediamo alla FIFA di espellere immediatamente l'Iran dai mondiali in Qatar. Alla fine non si è arrivati a questo livello di contestazione, ma la nazionale di calcio ha preso ufficialmente una posizione e si è schierata quindi a favore e a sostegno del popolo iraniano. Infatti i calciatori della nazionale sono stati a lungo criticati per non essersi posizionati in merito alla proteste, ma a parlare poi c'è stato l'attaccante Sardar Azmoun, che ha dichiarato: «Noi giocatori non possiamo esprimerci prima della fine di questo ritiro, per via del regolamento interno della nazionale, ma personalmente non sono più in grado di tollerare il silenzio. Possono anche escludermi dalla squadra, è un sacrificio che farei anche per una sola ciocca di capelli di una donna iraniana. Vergognatevi per la facilità con cui uccidete le persone. Lunga vita alle donne iraniane». Ehsan Ayasafi, invece il capitano della nazionale, ha dichiarato: «Che dobbiamo accettare che le condizioni del nostro paese non sono giuste e che il nostro popolo non è felice, ma che questo non è un motivo per non essere la voce del popolo e per non rispettarla». Infatti, parlando anche a nome dei compagni, il capitano ha affermato che
Tutto quello che abbiamo lo dobbiamo al nostro popolo e siamo qui per lavorare duro, combattere, segnare ed essere devoti al popolo iraniano. Spero che la situazione evolverà così come il popolo auspichi e tutti siano felici. Tuttavia, la protesta non è stata ben accolta dai tanti sostenitori iraniani che erano presenti sugli spalti durante la partita. I tifosi hanno infatti iniziato ad esprimere il proprio dissenso, fischiando, insultando e accompagnando il silenzioso inno con forti versi di disapprovazione. Inoltre, molti spettatori hanno esibito il dito medio verso i calciatori, mentre altri hanno mostrato il pollice rivolto verso il basso in segno di rifiuto a quanto stessero assistendo. E così Asmun ha detto basta. Cacciatemi, se sarà servito ne sarà valsa la pena, vergogna, se questi sono dei musulmani, che Dio faccia di me un infedele. Una frase estremamente potente, forse la più potente tra le condanne pubbliche. Infatti il giocatore ha detto basta, così lui la sua partita più importante, possiamo dire che l'ha già vinta. Ma non solo i mondiali, non solo i calciatori e soprattutto non solo uomini a sostegno di questa protesta. Un'altra forte ribellione, forse la più forte, la più significativa, arriva da un'intera squadra di basket femminile. Infatti sono 16 le donne, di cui 13 atlete e 3 allenatrici, della Kanko Canada BC, ritratte in una foto di gruppo senza hijab e a seguire in un video in cui cantano spensierate nel proprio spogliatoio. La foto è stata messa su Instagram dalla head coach Farnadei Amami, accompagnata poi da un messaggio estremamente importante, che esorta tutte le donne a sentirsi libere e svincolate dalla differenza di genere. Insegna a tua figlia che i ruoli di genere non sono altro che sciocchezze, scrive infatti coach Amami. Sei preziosa e insostituibile, e se ti viene detto il contrario, non crederci, non nasconderti. Alzati, tieni alta la testa e mostra ciò che hai. Di che sei forte e potente, tu sei una donna libera. Poi invece come descrizione del video, una generazione coraggiosa, giusta, intelligente, libera. Ho imparato molte lezioni da voi. Siete voi, belle, coraggiose e potenti, le ragazze dell'Iran. Ovviamente non poteva mancare l'hashtag Masa Amini, come non poteva mancare il motto della rivolta, donna, vita, libertà. Un post che più che un semplice post su Instagram è un vero e proprio atto di coraggio, che è più forte di mille parole, ma ha fatto anche tremare il regime, così tanto che l'allenatrice è stata costretta a pubblicare un altro post riparatore in cui ha dovuto affermare e chiarire di essere comunque fedele alla Repubblica Islamica e all'hijab. Ma la squadra è stata anche costretta a rifare la foto, stavolta con il capo coperto, così come vuole la tradizione. La società Kanko ha inoltre preso le distanze dall'accaduto comunicando via Instagram che quella era una foto privata, una foto fatta prima di una partita ufficiale che quindi è stata pubblicata senza permesso sulla pagina personale dell'allenatrice. E del video invece nulla, neanche l'ombra di una spiegazione. Ma in tutto questo la cosa più grave è che qualche ora più tardi sul profilo dell'allenatrice è apparso un post in lingua farsi e è stata disattivata la possibilità di lasciare un commento. In nome di Dio, della vita e della sapienza, possiamo vedere scritto, saluto il popolo iraniano. Sono Farnazeh Amami, allenatrice della squadra di basket Kanko. Senza nessuno scopo o intenzione anti-jab, vi dico che ho pubblicato una foto nella mia pagina privata. Alcuni media ne hanno approfittato per pubblicare questa foto senza chiedere il permesso. Presto un'azione legale. Dunque la macchina del potere si è attivata, facendo sì che la società dicesse qualcosa e qualcosa che andasse bene al governo. Ma attenzione, è stato anche sottolineato che le giocatrici e lo staff tecnico hanno giocato con l'hijab, indossando subito dopo aver scattato la foto, il velo che è obbligatorio, e i media hanno scritto soltanto bugie. Nel pieno della profonda crisi di legittimità che da mesi minaccia la tenuta delle istituzioni, l'11 febbraio del 2023 il regime iraniano ha di nuovo dato prova del proprio potere e del radicamento nella tradizione, celebrando il 44esimo anniversario della vittoria della rivoluzione islamica. Teheran è tornata ad assumere i connotati di una città islamica, perlomeno in apparenza, perché i graffiti delle proteste sono stati coperti dai manifestanti della propaganda islamista e gli spazi segregati delle università, nei trasporti e nei luoghi pubblici sono stati rafforzati. Le strade e le piazze principali sono state addobbate con bandiere, palloncini e cartelli che riportano degli slogan estremamente religiosi e l'esercito ha esposto pubblicamente i propri armamenti e droni. Eppure, guardando più attentamente, le anomalie e le inadeguatezze di uno Stato in rivolta emergono irrimediabilmente, supportate da gesti quotidiani che a prima vista possono sembrare banali,
sono fatti da individui che silenziosamente costruiscono una nuova e fragile normalità dai contorni estremamente trasformativi. Infatti, osservando l'evoluzione degli eventi negli ultimi 6 mesi, risulta evidente come i manifestanti che si oppongono al regime del leader abbiano ridimensionato i propri repertori di azione. Teheran non è più un teatro di episodi dal carattere eclatante che l'opinione pubblica quindi aveva imparato a conoscere. Dicembre 2022 ha infatti determinato la fine delle proteste che noi intendiamo col termine classico. Non circolano più i video ritraenti la discesa in strada di donne che bruciano il proprio velo, che danzano e si tagliano i capelli pubblicamente. Non sono più state diffuse le immagini di attacchi in massa contro le forze di polizia o le riprese di folle esasperate che scagliavano pietre e urlavano contro le immagini della guida suprema. Da una parte, le rivolte sono riuscite a incarnare le rivendicazioni di ampi strati della popolazione, coinvolgendo donne e uomini di ogni età e travalicando i confini di classe e appartenenza etnica, estendendosi dalle piazze all'università, dai social media alle fabbriche, dai piccoli centri rurali ai grandi centri urbani, invece. Ma questa spinta similrivoluzionaria, che prometteva un rapido sovvertimento dello status quo, è stata costretta a fare un passo indietro, o quantomeno a rallentare e reinventarsi. Quindi, di fronte all'ora della repressione messa in atto dal regime, a partire dal mese di novembre 2022, le autorità nazionali non hanno mostrato esitazione nell'adottare misure via via più punitive, aggrappandosi alla ferma intenzione di porre fine ai disordini ad ogni costo. Inizialmente il leader ha firmato una direttiva che consentiva alle forze di sicurezza l'uso deliberato della forza contro i manifestanti. In seguito, invece, sullo sfondo degli arresti di massa, il Parlamento iraniano si è espresso a favore dell'adozione della pena di morte in caso di gravi crimini contro lo Stato e, in applicazione della legge, a dicembre sono iniziate le esecuzioni. Ad oggi sono 4 i manifestanti vittima della pena capitale, mentre altri 10 si trovano ancora nel braccio della morte. Il dispiegamento di tali strumenti di repressione ha comportato una visibile attenuazione delle espressioni più radicali della protesta, rivelandosi tanto crudele quanto efficace. E questa efficacia è visibile anche nelle manovre di apertura verso gli oppositori, come l'amnistia concessa a numerosi prigionieri il 5 dicembre 2022, in occasione della celebrazione dell'anniversario della rivoluzione. Infatti l'intervento ha permesso il rilascio di manifestanti imprigionati negli ultimi mesi, sia di attivisti, dissidenti, artisti e accademici in carcere da molto più tempo. Infatti tra di essi vi sarebbero anche personalità di spicco, quale per esempio l'attivista per i diritti civili Farnad Meisami, in sciopero della fame, e anche l'accademica iraniano-francese Fariba Adelka, rinchiusa nella prigione di Evin dal giugno 2019. E questa grazia si giustifica principalmente come una mossa politica volta a salvare il volto del regime in un periodo di estrema difficoltà, ma difficilmente sarebbe giunta senza una precedente dispersione dei suoi movimenti. A fronte di questa riduzione nell'intensità e nella frequenza degli atti di opposizione, sembra improbabile immaginare che i mutamenti avvenuti negli ultimi mesi risultino facilmente reversibili e che il confine sia fisico che ideologico tra uomini e donne venga quindi ripristinato senza alcuna conseguenza. Infatti sono molti gli atti di disobbedienza civile che proseguono quotidianamente, nelle mense universitarie per esempio, dove sono stati nuovamente eretti i divisori tra gli spazi maschili e femminili, gli studenti e le studentesse continuano ad eludere i divieti di commissione di genere, riunendosi nei cortili innevati pur di mangiare insieme. Le donne escono in pubblico senza hijab e in luoghi come parchi, caffè, ristoranti e centri commerciali si nota una maggioranza di corpi scoperti, anziché velati. Seppure in maniera meno eclatante, addirittura gli slogan antigovernativi vengono ancora creati dai tetti, i graffiti vengono ancora impressi sui muri e i manifestanti di propaganda del regime incendiati e vandalizzati. Il paese si trova quindi a vivere in un momento di aggiustamento, potremmo dire, dove tanto gli oppositori del regime quanto i rappresentanti dello stesso stanno quindi rielaborando le proprie strategie d'azione, fissando nuovi confini di partecipazione e anche ristabilendo i limiti di ciò che è lecito e ciò che invece è trasgressivo. La complessità delle circostanze attuali richiede dunque uno sguardo più approfondito che sia in grado di scardinare l'idea secondo cui l'unica forma di partecipazione sia l'insurrezione, la crisi, la sommossa, per aprirsi alle dimensioni quotidiane e quasi banali, potremmo dire, del mutamento politico. In questo modo è possibile estendere la definizione di mobilitazione alle numerose strategie di lotta o di sopravvivenza individuali messe in atto giorno per giorno dalla popolazione, ma in particolare da quella sezione, da quella fetta di società iraniana che maggiormente rivendica un'aspirazione alla libertà.
e ovviamente sto parlando delle donne. Fin dalla sua fondazione nel 1979, il dominio religioso in Iran si è rivelato, come ben sappiamo, patriarcale e misogino, sia dal punto di vista ideologico che strutturale. Ha reso la politicizzazione del corpo femminile un tratto identitario e legittimante per lo Stato post-rivoluzionario. I provvedimenti come il velo obbligatorio e la segregazione sono divenuti uno strumento imprescindibile e non negoziabile del regime, non solo in aderenza ad un obbligo religioso, ma in quanto fattori definitori e caratteristici del nuovo governo. Quindi non sorprende che la resistenza delle donne abbia avuto inizio fin dai primi giorni dopo il 79, adattandosi alle limitate dimensioni di partecipazione disponibile e ritagliandosi degli spazi sempre più pervasivi in cui affermare e rivendicare la propria presenza. Per decenni la resistenza è avvenuta nella pratica della vita quotidiana, in gesti di piccolo calibro, formalmente esclusi dalla definizione di mobilitazione. Le studentesse, ad esempio, si rifacevano il trucco dopo aver superato i checkpoints all'ingresso delle università, le donne indossavano l'hijab di colori molto più chiari, quasi trasparenti, oppure ne allentavano il nodo, mostrando una ciocca alla volta mentre camminavano per le strade di notte. Altre correvano e si allenavano invece nei parchi misti, negli orari di minore affluenza. Altre si sono camuffate e si sono mascherate da uomini, pur di riuscire ad assistere alle partite di calcio negli stadi, che sono tradizionalmente riservati, come abbiamo visto, alla sola componente maschile. E in risposta a quella politicizzazione del corpo femminile, le donne hanno dunque politicizzato anche la sfera dell'ordinario, attribuendo un significato dirompente ad azioni banali come camminare, correre o semplicemente vestirsi. Il sociologo iraniano Atef Bayat definisce infatti non movimenti queste pratiche conflittuali condivise da un gran numero di persone frammentate, le cui rivendicazioni simili, ma scollegate, producono importanti cambiamenti sociali. Ed è proprio questo che le azioni quasi impercettibili delle donne hanno prodotto. Nonostante le umiliazioni, le minacce, gli arresti, le vessazioni della polizia morale, hanno proseguito individualmente nella propria battaglia, nella propria lotta quotidiana, che ha gradualmente costruito i binari dell'azione collettiva. Infatti nel corso degli anni è stata stabilita una nuova normalità e delle nuove regole sul campo, improiettando le imposizioni del regime a tal punto da trasformarle nelle scelte personali, ricalibrando i confini di potere laddove il governo ha segregato la presenza femminile in spazi separati, nelle scuole, negli autobus, nei parchi. Le donne hanno rivendicato con fermezza il proprio diritto ad occupare tali spazi, ad essere presenti e pretendere la protezione. Laddove il regime ha stabilito l'obbligo di indossare il velo, le donne ne hanno fatto una questione di scelta, scendendo in strada non per chiederne l'abolizione, ma per il diritto di poter decidere se indossarlo o meno. Libertà di scelta. Laddove le leggi tradizionali iraniane e curde soprattutto hanno utilizzato il taglio della treccia come una punizione per la donna adultera traditrice, le manifestanti hanno reso il taglio dei capelli il simbolo provocatorio della propria adesione alle proteste. E progressivamente queste contestazioni all'apparenza inconsistenti e irrisorie hanno alterato i termini della partecipazione femminile e regolato diversamente le reazioni di potere con le istituzioni. Lo Stato si è trovato a dover affrontare ciò che la studiosa iraniana Nazanin Shirkhani definisce come una crisi dei confini di genere. Non potendo più ignorare la questione femminile, è stato costretto ad accogliere la domanda di inclusione delle donne in modi nuovi, ad esempio creando degli spazi per sole donne, anziché escluderle semplicemente da quelli misti. Tali dinamiche si sono sviluppate in un lungo periodo di tempo che ha accompagnato la formazione della Repubblica Islamica a partire dalla sua fondazione e hanno intersecato molteplici dimensioni della causalità politica, dallo Stato all'economia fino ad arrivare ai partiti e alle industrie. Eppure, soltanto indagando la sfera del privato, nell'ordinario, si ottiene un quadro completo del modo in cui le relazioni di potere sono cambiate nel corso del tempo. Senza guardare agli atti di resistenza quotidiana, la conoscenza del mutamento politico interno all'Iran perde una componente molto significativa che contribuisce a chiarire anche i futuri sviluppi delle recenti proteste. Eppure essendo terminate queste manifestazioni, pur essendo svanita la loro eccezionalità, non è terminata la resistenza. Infatti, citando le parole di una delle tante manifestanti iraniane, le manifestazioni sono finite, ma non i gesti simbolici. Fidati che tutti quei manifesti per l'anniversario non resteranno al loro posto ancora a lungo, e anche questa notte canteremo le parole della ribellione dalle finestre per essere rumorosi ma irriconoscibili.
Ad oggi l'Iran, come abbiamo detto prima, è l'unico paese insieme all'Afghanistan dove l'utilizzo del velo per le donne è previsto per legge. Ma le donne non hanno paura di tenersi stretta la propria dignità, anche a costo di rischiare la vita. Andare allo stadio, sentire le carezze del vento nei capelli, sono cose che ancora oggi nel 2023 le donne iraniane non possono fare. Ma se le limitazioni alla libertà femminile non sono nuove nel paese, sembra che tra le nuove generazioni di giovani e giovanissime stia maturando una consapevolezza che porta ad un inevitabile scontro con il regime. La nuova generazione non è più disposta ad accettare compromessi sui diritti e sulla libertà. La nuova generazione vuole parlare, non è più disposta a cercare vie traverse per farsi sentire. La nuova generazione non ha paura di rivendicare la propria dignità. Ed è esattamente quello che stanno dimostrando le migliaia di persone che protestano nelle strade della nazione iraniana, a Teheran e nelle periferie. L'omicidio di Mahsa è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, potremmo dire, che ha scoperchiato il vaso di Pandora, il cui contenuto inizia con la guerra, continua con l'occidentalizzazione di Khomeini e arriva poi fino ad oggi. Perché sono anni che si discute dell'obbligo del velo, che finora è rimasto lì e non si è mosso, nonostante la proposta del referendum nel 2019 per abrogazione della norma. Sarebbe meglio rendere chiaro che in questa partita dobbiamo giocare tutte noi donne, che siamo obbligate a portare il velo o che non lo siamo. La normativa statale sul tema è una violazione dei diritti delle donne iraniane, della loro libertà, della loro libertà di espressione, culto, religione. E bisogna continuare ad essere presenti al loro fianco perché Mahsa diventi il simbolo di una rivoluzione, anche se fisicamente non c'è più. Contro un sistema che è patriarcale ed oppressivo bisogna continuare a far sentire la propria voce affinché ogni donna sia libera di professare la propria religione nelle modalità che ritiene più opportune e affinché a nessuna sia negata la libertà di sentire il vento tra i capelli. Per oggi è tutto, io come sempre vi invito a seguire la pagina Instagram del podcast e anche di NBA Passion e a leggere tutti i nostri articoli sul sito e noi ci rivediamo alla prossima puntata, mercoledì prossimo.